Ciao a tutti e bentornati su Station Ears. Nell'ultimo episodio abbiamo messo giù l'idroponica, quella automatica qua dentro, che richiederà acqua per ovviamente annaffiare le piante, energia elettrica per accendere le lampade UV che ci sono qua sopra per dare luce alle piante, quindi mantenerle vive e simulare la luce del sole. Un'altra cosa che cercherò di fare oggi sarà quella di aggiungere una bella batteria grossa, possibilmente penso qua davanti o qua da qualche parte, per dare un bel backup di energia anche durante la notte, dato che poi l'idroponica ciuccerà energia costantemente da questo punto qua, è giusto non affidare tutto quanto il sistema a una sola batteria large che è questa in questo momento, anche perché poi se si dovesse esaurire l'idroponica può anche fermarsi, vabbè pace, però comunque rischiamo che le porte non si aprano, dobbiamo aprire manualmente o magari perdiamo addirittura le piantine, cosa non consigliabile in questo momento. Quindi vorrei fare una cosa fatta come si deve. Un'altra cosa di cui mi devo occupare in questo episodio è sistemare il discorso del gas per il mio jetpack. Anche se ho costruito questo sistema che prende l'azoto, il nitrogen, dall'ice crush, dallo spaccaghiaccio, che da una parte ti fa uscire l'acqua per ricaricare eventualmente le canister, ricaricare anche le bottigliette dell'acqua e poter bere. Quando è acceso produce anche azoto. Ho creato un sistema nello scorso episodio che da una parte può permetterci di sfogare l'azoto nel caso non ci serva o nel caso ci sia una sovrappressione o che ne so, o nel caso non dobbiamo riempire bombole. Sfoghiamo tutto da questa passive vent tramite questa valvola. L'apriamo e sfoga tutto il gas che non serve per evitare di fare sovrappressioni. Adesso io non mi ricordo, non ho letto bene, adesso non ho ben chiaro se la pressione qua può far esplodere l'ice crusher. Suppongo di sì, a un certo punto ci sarà un limite di rottura. Dall'altra parte abbiamo anche questa leva che va a caricare le bombole tramite questo tank filler. Però da quello che ho letto e da quello che mi avete anche consigliato qualcuno nei commenti, serve un pressurizzatore, un gestore della pressione, perché altrimenti la bombola va a bilanciare la pressione sua interna con quella dei tubi che comunque, come possiamo vedere, contengono del gas, alcuni mol di gas, e di conseguenza la mia tanica, la mia bomboletta non sarà sotto pressione, quindi abbiamo solo un massimo di 359 kPa, che adesso ho notato che c'è una discordanza, magari io sono ignorante in queste cose, però qua dice che la pressione non deve superare i 100 kPa, ma attualmente siamo a 359 kPa, però noto che questa A è maiuscola, quindi probabilmente è un'unità di misura superiore. Suppongo, penso. Ricapitolando, acqua idroponica per idroponica, energia, quindi batteriona grossa per sempre l'idroponica e comunque in generale per eventuali luci o cose che metterò all'interno della struttura e sistemare questa cosa. Direi di iniziare con questo perché ci servirà anche ricaricare il jetpack, altrimenti questa icona non se ne va più via e quindi iniziamo subito a produrre quello che ci serve. Pressure regulator, ok, questo è quello che dobbiamo costruire, che richiede Gold e Copper. E andiamo a farci questo pressure regulator così possiamo sistemare il discorso della bombola. E l'ultimo tubo lo mettiamo per così. In questo modo il nostro filler sarà in verticale esattamente come dovrebbe essere. Ora, se mettiamo dentro la nostra bombola, dobbiamo anche però ricordarci che questa cosa richiede energia elettrica, quindi mi serve portare dei cavi da qualche parte fino qua sopra. 1, 2, 3 e ci siamo. E anche lui è alimentato. Ora, secondo la guida, qua arriviamo a massimo 100 kPa, però ho notato che c'è una discrepanza. Qua dice 50 kPa, ma in realtà non sono i kPa, ma appunto, come dicevo prima, un'unità di misura differente. Poi mi dovrò informare al riguardo, però ho notato che la A maiuscola, quindi probabilmente è uno zero in più, non lo so. Questa lasciamola aperta, questa lasciamo chiusa. Accendiamo l'ice crusher. Regoliamo la pressione d'uscita. Attualmente è a 50. Questo aumenta, questo diminuisce. Diciamogli di arrivare a, che so, perché io mi ricordo che queste bombole avevano, come vedete qua in basso con la A minuscola, tipo 3000, 3500, 4000 quando sono nuove, no? Quindi andrò a pareggiare più o meno questo valore. 3000 e 4,50 e vediamo se non esplode niente. Diciamo di fare così. Andiamo a prendere il nostro tablet e vediamo se cambia qualcosa. Oh, sta aumentando. 20 mol, 700. Qua dentro abbiamo 765 kPa, che è decisamente superiore a quella che ho attualmente nella mia bombola equipaggiata. Andiamo a vedere se si può fare altro gas con il ghiaccio. Dovrei avere qualcosa ancora nella belt. Sì, ok, ice water. E andiamo a farlo crashare.
quindi teoricamente produce un MPa, quindi penso un megapascal. Siamo 2 megapascal, quasi 3, quindi suppongo che sia tipo 3000. Ok, dovrebbe essere a posto. Vediamo cosa viene fuori. Se io prendo questa bombola, la sostituisco. Funziona! Ottimo, vediamo se va. Perfetto, 2000 kilopascal. Oh, abbiamo risolto il problema della pressione. Qua lo spegniamo. Quindi questa cosa l'abbiamo sistemata. Ora vado a bere un po' d'acqua perché mi sto assetando parecchio. Vado anche a mangiare qualcosina perché sto cominciando ad avere fame anche. Dicevamo prima, devo fare una batteria e probabilmente servirà un trasformatore, perché questi cavi reggono fino a 5 kW, quindi 5000 watt. Le batterie in output hanno una potenza superiore a 5000 watt e quindi andrebbero a bruciare tutto quello che c'è dopo la batteria. Quindi appena all'uscita della batteria servirà probabilmente un trasformatore che dovremo regolare a quel wattaggio. Vediamo che cosa richiede. 2 di gold, 20 di gold e 20 di copper. Devo recuperare i materiali da qua perché non ho abbastanza gold e copper, quindi questo sarà un problema. Dovrò andare in giro a minare e poi successivamente anche a smeltare il tutto. Ah, veramente 7 unità di gold, quindi devo andare in giro a minare. Questo sarà un bello sbattimento. Allora, vediamo un po'. Ci sono un po' di cosine qua da mettere via, a smeltare. 682 di temperatura non è tantissimo. A questo punto io penso che sia giusto andare a resettare un po' questa fornace, perché così la vedo molto male. Apriamo anche questa valvola in modo che possa sfogare. Oh sì, adesso è aumentata. Sto cominciando a prenderci un po' confidenza con questa cosa. Sono le ultime parole famose, sono in aria come un poveraccio. Ok, abbiamo un po' di risorsine adesso. Ho trovato un bel giacimento d'oro e quindi questa cosa mi fa molto piacere. Purtroppo non si possono fare gli stack manualmente di questi lingotti. È una cosa che un po' mi infastidisce, devo dire. E so che c'è uno stacker automatico che permette di fare i vari stack della roba, ma dovrò costruirlo e questo sarà una cosa che mi dovrò fare più avanti. Se non ricordo male, più batterie accatastate una sull'altra possono creare una batteria più grossa. Oh, eccola qua, guardate che bella, in tutto il suo splendore. Servirà anche un trasformatore, quindi transformer, ok. Che cosa richiede? Ah, ce l'abbiamo, quindi possiamo craftare anche il trasformatore. Ci sono anche dei cavi più robusti di questi, che supportano fino a 100.000 watt. Quindi 100 kW, a differenza di 5 kW. Gold e copper, serve oro e copper per poter costruire questi rinforzati. Magari più avanti, perché l'oro sì ce ne abbiamo, ma non è il momento di sostituire tutti questi cavi. Trasformatore va verso qua e lo impostiamo in modo da dare un massimo di 500 watt. Pensandoci un attimo, mi sono reso conto che se io attacco la batteria grossa qua, questa batteria piccola verrà direttamente prosciugata per ricaricare quella grossa. E di conseguenza questi cosi qua non saranno più alimentati in nessun modo. E questo è un problema. Quindi penso che una buona cosa sia andare a dividere le cariche. Questo lo lasciamo qua così, che alimenta il sistema di rotazione, eccetera. E qua, per esempio, potremmo mettere un'altra uscita che va... Ah, sì, si può stare. Un'altra uscita che va direttamente qua a ricaricare la batteria. Sì, così potrebbe andare. Ok, power unit alla mano. Andiamo a vedere questa cosa, se funziona. Possiamo metterla così. Dobbiamo aprirla e poi buttarci dentro una batteria. Non mi serve una batteria chissà quanto grande, quindi penso che potrò andare a prendere una di quelle che ho imboscato qua. Qua, quelle piccoline. Cioè praticamente la corrente non li passerà neanche dentro, perché andrà direttamente nella... E si è fritto il cavo. Mettiamo quello pesante. Non capisco com'è possibile, perché questa stessa cosa l'ho messa anche di qua e funziona, non si è fritto. Boh, ci sono dei misteri in questo gioco che ancora non ho compreso. Dovrebbe potersi caricare teoricamente con i pannelli solari. Beh, adesso è notte, quindi più di tot non potrà fare, poverina. Però lasciamola così e vediamo se di giorno poi farà il suo lavoro come dovrebbe fare in teoria. Quindi le porte dovrebbero essere alimentate. Sì, funziona, è alimentato. Quindi diciamo che il circuito va. Devo semplicemente andare a sistemare bene il discorso delle batterie piccole, perché le batterie piccole non vanno molto 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 bene in questo caso. Mi serve una batteria un po' più grossa. Ed è quello che devo andare a fare prima di sistemare la nostra tanica d'acqua per alimentare. Penso che farò una cosa di questo tipo, uscire esternamente, oppure metterò un ice crusher qua. Penso che farò questo, un ice crusher qua, che produrrà acqua e la butterà direttamente qua dentro, oppure anche dietro di là ci potrebbe stare. Non è male come idea. I pannelli solari qua danno un po' fastidio, devo ammetterlo. Potrei fare una cosa veramente stupida, fare un passaggio sotterraneo
e passare sotto ai pannelli solari per fare una specie di tunnel, un corridoio per non dover fare tutto il giro ogni volta, che non sarebbe neanche male come idea. Quindi l'ice crusher qua non ci sta male, qua così, probabilmente alimentato da questo cavo quando andrà tutto bene, e in modo tale da poter, intanto fatemi vedere 41%, in modo tale da poter produrre l'acqua da mandare direttamente qua. Così risparmio anche metri di tubo che altrimenti dovrei costruire. Quindi quello che devo fare adesso è costruire un po' di batterie. Le large cosa richiedono? Il copper. Io ne ho di copper, quindi possiamo già teoricamente costruirne un po' di batterie. Sì. Va bene, facciamo così, stampiamo queste tre, cioè le due che mancano, e poi andiamo avanti. Adesso dovrebbe essere iniziato il processo di ricarica e ci siamo. Teoricamente adesso dovrei poter ricaricare questa batteria in modo decente e qua ci possiamo mettere dentro questa batteria, che è un po' più grande, dovrebbe in teoria caricare il tutto. Perché non si carica? Perché serve una batteria carica per farla funzionare. Questa la mettiamo a caricare qui. Questa che è al 100% la portiamo qua dentro. Così in teoria, se non si frigge niente. Porca miseria, come fa a friggere? Ma non ha senso! Quindi mi serve un altro trasformatore. Questo lo impostiamo in modo tale da non superare i 5000. Ah, ok. 5000 è il massimo perché questo trasformatore è piccolino. Funziona? Non esplode niente? È molto strozzato il sistema. Veramente molto, molto strozzato. Qua dentro non ci dice perché non è network. Qua passano 5 kW. Guarda come si sta caricando! Si carica! Si carica! Qua in uscita abbiamo 500 watt. Molto bene. Andiamo a costruire questo Ice Crusher. Ok, allora questo mo' dobbiamo portarlo da dietro. Ci serviranno anche dei pipe per l'acqua, che questi sono uno solo, quindi me ne servirà qualcuno in più ovviamente. Sì, l'acqua sta sotto, il resto sta sopra. La facciamo andare così. Ora, cosa che mi serve? Iron sheets, oddio, mi servono tutti i materiali di costruzione. Ok, siamo pronti. Adesso mi serviranno i tubi per andare qua e portare l'acqua a questo affare. Sì, ci sta. Mi serviranno anche dei tubi per lo scarico dell'azoto, del nitrogeno. Quindi metterò dei tubi con una ventola passiva direttamente per sparare fuori tutta la fuffa in più, in modo da non sovraccaricare e non dover per forza ogni volta sturare il sistema. Ok, la passiva vent c'è. Ora devo andare dentro a sistemare i tubetti. Prima però voglio mettere anche la corrente a questo affare, così poi lo possiamo accendere e vedere se funziona. Ok, vediamo se carica la batteria. Sta caricando? Forse sta caricando, attenzione. Potrebbe funzionare. Avendo abbassato l'output, potrebbe funzionare. Diciamo che io voglio che qua ci vadano anche meno volendo. Decrease, diciamo che ci vanno 700 watt, non mi serve tanto per il momento. Io spero. Quindi la batteria dovrebbe, ne dico dovrebbe, avere il tempo di caricarsi. Oh, si carica, signori! Si carica, sembra funzionare. Allora, intanto mi diceva che i filtri stanno finendo. Oddio, ho finito un filtro. Via, 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 bisogna fare dei filtri. Devo tenere d'occhio questa tacca e vedere se si carica oltre e questa comunque rimane, tra virgolette, attiva costantemente. Siamo a cavallo, quindi il sistema funziona. Ora, devo andare dentro a sistemare i tubi e far funzionare il tutto anche internamente. Ovviamente qua non vuole passare. Mannaggia lui. Guarda te. Questa è cattiveria però, eh. Fatemelo dire, questa è cattiveria. Sopra si passa, sotto non si passa. Quindi questo lo facciamo andare giù. Ci siamo. Allora, l'energia c'è. Ora dobbiamo portargli l'acqua, quindi portare del ghiaccio nell'ice crusher e farglielo produrre e mettere dell'acquetta. Poi mettiamo i pomodori, vediamo se cresce il tutto. Vediamo se adesso è cambiato qualcosa. 289, 1000, 1000, 1000, 1000. Boh, non ci sto capendo niente. Però comunque è un'attacca aumentata. Quindi questa è una buona. Oddio, hydration. Mi sono dimenticato di bere. Devo trovare un po' di ghiaccio. Ghiaccio d'acqua da mettere nell'ice crusher e vedere se funziona tutto. E poi potrei andare avanti e fare magari il tunnel sotto per dare una sistemata architettonica alla struttura. Vediamo se trovo il ghiaccio, poi posso tornare a fare qualche test. Dell'oro! Guardate che bello l'uranio. Io lo tiro su perché magari può essere utile più avanti. Se fanno una patch e serve l'uranio, almeno ce l'ho già. Ok,
Mi ricordo in un'altra partita che ho fatto di prova per capire un po' come funzionava il gioco. L'uranio ho provato a smeltarlo, ma non ha nessun tipo di utilità apparentemente. O perlomeno questo è quello che ho letto nei forum. Bisogna vedere poi quanto sono aggiornate queste informazioni. Magari con l'uranio si fanno delle cose che ancora non conosco. Ho capito anche che ci sono dei livelli di potenziamento per la fornace e eventualmente per crafting station c'è la tier 1, 2, 3, insomma si possono migliorare. E questa è un'altra cosa che devo andare ad esplorare per capire cosa si può fare in più con le fornaci, perché sicuramente ci sono delle cose che io non ho ancora craftate che magari per essere craftate richiedono appunto un potenziamento della fornace o di qualcos'altro, quindi mi devo andare a informare anche su questo poi per poter fare dei progressi notevoli durante il gioco. Qua abbiamo intanto una marea di roba qua. Allora, ho tolto un po' di ghiaccio, ho fatto un bello stack pieno. Un bel giacimentino e adesso possiamo testarlo da questa parte. Ok, l'energia c'è, funziona e facciamolo lavorare. Qua dentro ci sono 40 mol di acqua. Possiamo entrare dentro a fare il nostro test. Però prima voglio sistemare il pavimento perché è una cosa che mi infastidisce alquanto. Oh, floor grating. Ok, cos'è che richiede? Iron. Possiamo farlo. Ne basta uno per la nostra camera di equilibrio. Così. Oh, guardate che bello, tutto bello nascosto, così il nostro sensore ci dà meno fastidio. L'acqua ce l'ha, quindi penso che vada bene così. Piantiamo i pomodorini, prima però accendiamo la luce. Spero che non consumi troppo. Plant tomato. Plant tomato. Oh mamma, temperatura sfavorevole. Ci sono da qualche parte i razzetti, quelli di flares, perché so che i flares creano calore, quindi bisogna utilizzarli per appunto riscaldare l'ambiente. Non mi ricordo dove li ho messi, forse li ho sparati da qualche parte, ma mi pare che ci sia però un termoregolatore elettrico, portable generator, scrubber, air conditioner. Oh, air conditioner, dovrebbe essere questo, dovrebbe essere sufficiente per riscaldare l'aria. Qua cosa abbiamo? Microwave. Ah, microonde ci servirà dopo, penso. Ok, portable air conditioner. Questo è molto portable, praticamente lo buttiamo per terra così. Per il momento, mettiamo questa. E diciamo di scaldare. Cosa vuoi? No, ok, perfetto. Temperatura, meno 1. Dobbiamo riscaldare, non raffreddare. Ok, questo si è scaricato, quindi siamo fregati. Mannaggia a me. Devo portare un sistema che possa scaldare l'aria. Ah, wall heater. Eccolo qua. Perfetto. Lo posso costruire, meno male. Qua siamo a meno 3 gradi. Cosa? A meno 3? No, mi sa che sono morti. Abbiamo imparato una lezione. A meno 4 gradi i pomodori non crescono. Applichiamo un bel wall heater qua e andiamo ad accenderlo. Oh oh. Fa fatica. Spegnilo. Devo aumentare il wattaggio d'uscita perché non ce la fa il sistema a tenere il wall heater e quell'altro. Però se aumento l'output mi si friggono i cavi. Oh mamma, siamo punto a capo. Devo sostituire tutti i cavi. Eccolo qua, l'ultimo. Tecnicamente abbiamo cablato tutto quanto. E tecnicamente adesso dovrebbe reggere sia l'idroponica che il riscaldamento. Mi ero dimenticato di aumentare questo affare qua, giustamente. Dovremmo arrivare tranquillamente a 2000 senza problemi. Dovremmo farcela a mantenere tutto quanto acceso in teoria, eh. Le ultime parole famose. Vediamo se il wall heater. Oh, che bello! Questo arriva fino a 5000 tranquillamente, senza grossi problemi. Anzi, no, beh, per adesso lasciamolo così. Poi, se riesco a trovare un sistema per ampliare l'approvvigionamento energetico, quindi mettere più pannelli solari, magari non so, da qualche altra parte, possiamo aggiungere energia a questa batteria o aggiungere una batteria un po' più grande. Eventualmente si potrebbe fare. Però per adesso teniamoci questa così com'è. Ho visto che la batteria base muore a un certo punto, però di giorno poi si rimette a ricaricare, quindi ci ricarica questa batteria. È stata un po' un'idea stupida mettere da questa parte i pannelli solari, ma la volevo fare per una questione di risparmio. Vediamo se posso andare a scavare qua sotto. Qua
quanta energia ha questo affare, 49%, boh, mi toccherà scavare parecchio. Ok, tunnel fatto. Adesso penso che sia una buona cosa magari mettergli delle cose strutturali in modo da farlo sembrare veramente una cosa artificiale, fatta magari con delle scale, non sarebbe male l'idea. Quindi di andarmi a craftare un po' di roba per completarlo. Quindi un bel po' di roba di ferro. Il ferro dovremmo averne più che a sufficienza, in teoria. Intanto qua ho dimenticato questo acceso, che stupido che sono. Ferro come siamo messi? Dovrei averne un bel po'. Sì, non ne abbiamo parecchio. Quindi posso cominciare a costruirmi la parte sotterranea e quindi finire di abbellire questa cosa. Mentre qua dentro, in teoria, dovrebbe essere cambiata la temperatura. Bene, adesso vado a costruire questa roba e ci vediamo fra poco. Ci ho messo un po', veramente. Ho dovuto scavare una marea di roba per trovare un po' di ferro. Perché qua, per costruire tutta sta roba, ci ho messo veramente, penso, mezz'ora alla fine. Tra scava, smelta e tutto. Vediamo se la fornace è ancora. Qualcosa di tempo veramente pochissimo. Comunque, risultato: adesso devo finire di scavare gli ultimi pezzi. Aspetta, fatemi mettere via la Iron Sheet, che adesso non mi serve più. Per rifinire questa roba qua. Allora, ho messo anche delle scale che ho craftato lì nell'autolathe. E adesso tolgo gli ultimi pezzettini di terra. Mi piace molto come è venuto perché fa effetto proprio, non lo so, tipo una specie di tunnel nei ghiacci artici polari, molto grezzo, mi piace come effetto. È un po' ripido, quindi penso che mi servirà un'altra scala. Ok, dovremmo aver finito a questo punto. Ho aggiunto anche qualche piastra qua sopra. Oh, che fatica, ragazzi. Allora, doppia scala. Abbiamo finalmente un sistema per camminare. Prima dovevo continuamente saltare, la cosa mi dava molto fastidio. Passare sotto sarà comunque piuttosto macchinoso. Quindi, se vogliamo passare sotto, facciamo così. E passiamo dall'altra parte. Sì, ho tolto anche. Aspettate, fatemi togliere qua che questa cosa non va bene. Ok, ho tolto anche del gas qua, a quanto pare. Cioè, tenere il gas libero. La scala è qua sopra e ci porta direttamente alla fornace, oppure andiamo dove ci pare. Qua andiamo a sistemare un attimino quello che vediamo se si sta manca. riscaldando a sufficienza. La batteria intanto sta scendendo drasticamente, drammaticamente, come anche la mia fame e la mia sete. Vediamo se funziona tutto all'interno. A che temperatura siamo arrivati all'interno, più che altro? Come 54 gradi? Ah! No, bisogna spegnere qualcosa lì. 55 gradi? Siamo pazzi? Posso far crescere le banane qua con sto caldo. La temperatura un po' elevata. Potrei comunque tentare fare un azzardo e mettere. Purtroppo mi sono bruciato tutti e due i pomodori, quindi non so che altro mettere qua. Mi servirà anche il microwave, che tanto mi sono portato qua. Ha bisogno di corrente il microwave? Non ha un ingresso della corrente? No, a quanto pare va così com'è. Vediamo che cosa succede a piantare il corn. Accendiamo l'hydroponics. Oh! Funziona? Cominciamo con uno. Ok? Prima di fare cose disastrose. Però sembra funzionare. Non ha troppi parametri sballati. Attualmente sembra essere contento del clima. Mentre cazzeggiavo, ho notato un piccolo cambiamento all'interno della nostra stanza. Adesso andiamo a vedere. Ta-da! Però. Come faccio a prenderlo? Ci sono delle pannocchiette, ma io non so come recuperarle. Boh. In questo episodio voglio fare anche qualcos'altro, qualcosa di un pochino più impegnativo, e voglio andare a vedere se c'è un modo per costruire un rover, perché vorrei andare in giro con più comodità quando vado a cercare risorse, evitare di dover sempre camminare per chilometri, chilometri, chilometri. Dato che man mano che andiamo avanti, probabilmente dovrò cercare sempre più roba. Voglio capire dove si può costruire un rover. Da quello che ho potuto leggere, bisogna fare un upgrade alle nostre electronic printer. Quindi, per poter usufruire del servizio di stampa di rover, cose di questo tipo, bisogna upgradare la printer. E vediamo se si trova qualcosa che si chiama, per esempio. Oh, eccola qua: Electronic Printer Mod. Questa è una cosa molto interessante, che potrebbe essere il prossimo next step. Electrum
con Stantan e Solder. Allora, steel non è un problema farlo. Il solder è un lingotto, richiede iron e lead, electrum, oro e argento, con Stantan. Richiede copper e nickel. Beh, tutte cose che teoricamente potrei fare, però questo lo vediamo nel prossimo episodio. Per oggi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!